Paolo Bonolis abbandona la TV, le sue sconcertanti parole. Paolo Bonolis, ospite al Festival Dogliani, si è raccontato a ruota libera e ha fatto una clamorosa rivelazione. Il conduttore romano, infatti, ha annunciato che presto lascerà la televisione. Si tratta di uno scherzo oppure no? Pare proprio che Bonolis non abbia affatto scherzato sull'argomento, anche se in molti non gli hanno creduto. Il conduttore ha però ribadito di non avere intenzione di passare ancora altri lustri ad impegnarsi per il piccolo schermo. Ha passato più di 40 anni in TV e ora sente che è il momento di dedicarsi ad altro. Ad esempio ai suoi figli. Starò in video ancora per poco, ha ribadito il conduttore romano. Ovviamente il pubblico, udendo queste parole, è rimasto incredulo e ha pensato di trovarsi di fronte ad uno dei classici scherzi di Bonolis. Invece, pare che il nostro Paolo abbia le idee ben chiare circa il suo futuro e che stia pensando seriamente di ritirarsi. Al festival, gli è stato domandato quale sia stato il momento più brutto vissuto in TV. Paolo, in questo caso, ha risposto con una battuta, che ha tirato in ballo nuovamente il suo desiderio di lasciare il piccolo schermo. Ha infatti detto: "Un ricordo per me drammatico è che ho un altro anno di contratto". Oltre a parlare di questo desiderio di ritirarsi a vita privata, c'è stato spazio anche per parlare di alcuni aneddoti su quelli che Bonolis ritiene i suoi maestri, ovvero Vianello e Corrado. A proposito di quest'ultimo, ha ricordato quando sentiva alla radio la corrida. Era un ragazzino e andava al mare ad Ostia con i genitori. Vianello, invece, lo vide per la prima volta ai Telegatti. Un incontro particolare, visto che i due si incontrarono in bagno. Come Vianello e Corrado, anche Bonolis ama avere nelle sue trasmissioni ospiti comuni, ma con certe particolarità. E proprio il conduttore, al pari dei suoi predecessori, ama estrapolare il lato meno conformista dei suoi ospiti. Ed ecco che Paolo ha ricordato una delle battute più velenose che ha fatto in TV. È stato a davanti un altro, quando gli si era presentata davanti una signora, che evidentemente aveva abusato della chirurgia estetica. Aveva labbra enormi ed era tutta tirata. Paolo ha ammesso di essere stato sgarbato in quell'occasione, visto che alla signora disse: "Buonasera signora". Lei chi era? Perché prima doveva essere proprio un'altra persona. Spazio poi al ricordo del padre. Fu proprio lui a spingerlo a fare televisione, non per la popolarità, ma perché sapeva che in TV pagavano bene. Tra i tanti programmi condotti in carriera da Paolo Bonolis, ricordiamo anche il Festival di Sanremo. Nell'edizione da lui condotta, arrivarono sul palco dell'Ariston ospiti illustri come Mike Tyson, Will Smith e Hugh Grant. In riferimento all'attore inglese, Bonolis lo ha etichettato come un rompimicidiale. L'attore diceva no a tutto. Ma i racconti del conduttore romano non sono finiti qui. Paolo ha rivelato anche un aneddoto curioso e divertente su Silvio Berlusconi. Ha ricordato quella volta che Berlusconi lo convocò a Palazzo Grazioli per chiedergli di essere il portavoce di Forza Italia. Paolo declinò la proposta, confessando a Berlusconi di non averlo neppure votato. Il leader di Forza Italia si fece una risata e tutto finì lì. Insomma, anche al Festival Dogliani, Bonolis ha saputo intrattenere il pubblico, con tutta una serie di aneddoti assai divertenti e curiosi. Resta solo da capire se lascerà davvero la TV alla scadenza del contratto. Secondo voi si ritirerà? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.